Voci e parole e volti della memoria è il video documento che io e Diego Romeo abbiamo preparato per la giornata della memoria. E presenteremo una serie di trailer, di film di grandissimo spessore, premiati con premi Oscar, Golden Globe, Cannes, Venezia, ma sono film non proprio famosissimi a livello di Schindler's List o del Pianista o dei diari di Anna Frank. Sono film di grande intensità, di grande forza, di grande trasporto umano ed emotivo. Noi vi proponiamo dunque questo collage di trailer accompagnati intanto dalle bellissime letture dei nostri attori e delle nostre attrici Maria Grazia Castellana, Maria Fantauzzo, Lillo D'Aleo e Giuseppe Gramaglia, con un canto finale gammi gammi del film Giona che visse nella balena. Si tratta di un nostro omaggio a questa giornata della memoria, molto articolato, di grande intensità, che vale la pena proprio di seguire. Giornata della memoria 2024. Non è dei morti che devi avere paura, abbila dei vivi. Annetti era una donna eccezionale che aveva voluto raccontare in punto di morte nel 1995 quello che aveva visto. Annetti Monoddi, inviata a Valley Div, si rese conto della catastrofe sanitaria in atto, della profonda ingiustizia. Organizzò l'arrivo degli internati nei campi di Loret. Rimase con loro, accettando di partire con loro, con i deportati, senza sapere che erano destinati ai campi di sterminio. Ma non ha mai abbandonato la sua missione. Alla fine della guerra era a Lutezia per assistere i sopravvissuti. Buongiorno, godetevi la giornata. Il paese è completamente invaso. Stanno portando via gli ebrei dalle loro case. Ci porteranno tutti nel ghetto. Stanno morendo migliaia di persone. Perfino i bambini più piccoli. Abbiamo delle stanze. Potremmo nasconderli. Portane qui più che puoi. Che momenti terribili devi aver vissuto. Io ho scelto di portare la vita di Cristo. Prego affinché il Signore ponga una sentinella nella mia bocca e mi dia ancora più sapienza per dire e fare solo ciò che è giusto ed ammirevole davanti a Lui. Thank you.
Preferisco essere sotto il gas domani piuttosto che venire ucciso ogni giorno per niente. Un giorno è un giorno, perché è più facile dominare chi non crede in niente, ed è questo che è il modo più sicuro di conquistare il potere. Bisogna comunque avere rispetto, ma non perdere la faccia. Usare il potere della parola, dare ai figli il buon esempio, mai violenza mentale o corporale. Ti dico la verità, anch'io ho pianto la prima volta che ho rivisto una stampatrice. Ti ricorda che sei un essere umano. Monsieur Zorovic, mi spiace, ma devo chiederle un acconto. Sally Zorovic, il furfante più attraente di tutta Berlino. Zorovic è russo, non sarò mica un comunista. Ho bisogno di un passaporto argentino. È fortunata a chiedermi un passaporto argentino. La patria del tango. Polizia giudiziaria, nucleo antifalsificazione. È un onore per me arrestare il più grande falsario del mondo. Salomon Zorovic, il re dei falsari. Operazione Bernard, qui falsifichiamo denaro su larga scala. Carte d'identità, documenti, banconote, tutto secondo le tecniche più avanzate. Ma nessuno si rende conto di cosa sta succedendo qui. Senza valuta estera, niente benzina, niente materie prime. Vede, Zorovic, qui c'è la possibilità di sopravvivere. Possiamo combattere, prima che ci ammazzino col gas. Forse per questo amo gli animali. Li guardo negli occhi e sai cosa c'è nel loro cuore. Non come le persone. E nessuno sa quanto sia difficile passare la vita a nascondersi. Non puoi mai sapere chi sono i tuoi nemici e di chi fidarti. Il primo che menziona quella maledetta stella si prenderà un bel calcio, è chiaro? Sì, signore! Da quando portano la stella gialla ci siamo accorti che gli ebrei sono dappertutto. E lavorano. Secondo Hitler anche l'affondamento del Titanic è colpa nostra. Perché? Iceberg, un altro ebreo. Ma come fate a ridere? Gli indesiderabili ci chiamano, di che altro avete bisogno? La Francia è la salvezza degli ebrei. Heil Hitler! Ho la testa grossa e non mi piacciono gli ebrei! Dieses Volk wird von der Erdoberfläche verschwinden! Ausgerottet und ausgemerzt! In zona occupata rastrerà la vostra polizia. Sotto la nostra autorità. Bisognerà togliere a migliaia di ebrei la nazionalità francese. Dicono che prenderanno anche i bambini. Aspettatevi, non fate gli scemi! I bambini? Ma che dici, figlia mia? Buonanotte, amore. Eccoli! Stanno arrivando! Prendono anche i bambini! La prego, tenga con sé i bambini. Jean! Ci vediamo! Quanti ce ne sono? Quanti sono? 5.000. Non dovremmo avvertire papà. Papà! Dici che gli faranno male al mio orsacchiotto? Mi scusi, il Valdiv, per favore. Sa se ci hanno inviato medicine? No. Ho 60 volontari che aspettano fuori. Non vogliono testimoni. Sei il nostro padre, ci dovevi proteggere! Prima o poi pagheranno. Forse tua sorella ha ragione. Dovevo proteggervi. Non ne sapevo niente, non l'avrei mai immaginato. Io avrei dovuto aiutarvi a scappare. Ha fatto tutto quello che poteva. Diventeremo grandi un giorno? Non ho fatto niente, signore! Si dice maresciallo! Cagna! Mamma! Jean! Tu devi vivere, Jean, lo capisci? Giuramelo! Mamma! Giuramelo! Per i miei fratelli, per i miei genitori e per tutti gli altri, la nostra vendetta sarà vivere.
Potremo essere trattati come animali, ma non diventeremo mai animali. I miei genitori, tutti gli altri. Li hanno uccisi. Papà e mamma. Avrei dovuto proteggerli. No. Siamo una famiglia. Dobbiamo restare insieme. Hai un piano? Solo 4 pallottole. Dovremo fare in modo che bastino. Per i miei fratelli, per i miei genitori e per tutti gli altri. Conosciamo questi boschi, non ci troveranno mai qui. Ne uccidono sempre di più, ogni giorno di più. Faremo venire tutti quelli che sono rimasti vivi. I vecchi, i malati, siamo migliaia, come faremo a vivere? Vi proteggeremo noi. Cominceremo con ricostruire quella vita che avete perduto. Lavoreranno tutti, non ci saranno eccezioni. Impareremo a combattere! Fuoco! La nostra vendetta, vivere. Se salvate una vita, poi ne sarete responsabili. Potremo essere braccati come animali, ma non diventeremo animali. È impossibile! Niente è impossibile! L'impossibile è quello che abbiamo fatto! Avevo quasi perso la fede, ma Dio ha mandato te per salvarci. Anche se andassi nella valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei sempre con me. Il tuo bastone e il tuo aiuto mi confortano.